Palazzotto, Sanga, Speranza, Tofalo e Villecco Calipari sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 114, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini preavviso di 5-20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3929-AR, 3926-AR, conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016 numero 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Ricordo che nella seduta di ieri il governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame. Nel nuovo testo approvato dalla Commissione, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Lello Di Gioia. Prego. Grazie signor Presidente, signor Sottosegretario, noi voteremo la fiducia, la voteremo convintamente perché questo governo è nato per riformare il Paese. Già molte riforme sono state realizzate, ne cito qualcuna: la riforma della scuola, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del lavoro, la riforma costituzionale ed istituzionale. Si possono avere punti di vista.